appunto a svolgere le proprie attività. E questo palazzetto alla fin fine, anche se è passato qualche anno, è pronto, manca pochissimo. Sì, beh, proprio pronto no, ma insomma è passato un po' di tempo, però devo dire che anche grazie a Marco Villa, ma alla polisportiva giovanile di Brezzo, noi avevamo messo nel bilancio nel piano delle opere di quest'anno la realizzazione di un palazzetto e avevamo un progetto che costava 3 milioni e mezzo questo palazzetto. Io ero molto preoccupato perché con i tagli noti alle finanze comunali 3 milioni e mezzo mi sembrava eccessivo. Marco Villa mi ha avvicinato e ha detto: guarda sindaco, che io posso presentarti un architetto, un progettista che ha un progetto molto più sobrio e che costa di meno. Noi infatti avevamo previsto un finanziamento di 2 milioni da privati, dal gestore o da altri finanziatori per quest'anno e 1,5 milioni l'anno prossimo. Ho esaminato questo progetto, l'ho portato in consiglio comunale, è venuto l'architetto Sartori ad illustrarlo e stiamo puntando su questo progetto, che è un progetto che costa 2 milioni, verrà realizzato per la struttura del centro sportivo di Via Deledda al posto del campo di calcio in terra battuta, dove di fianco verrà realizzato anche un campo di calcetto con manto sintetico. Quindi siamo a buon punto. Adesso, a fine settembre, andrò in consiglio comunale, cancellerò il finanziamento dell'anno prossimo, quello del 1,5 milioni, e puntiamo decisamente a inserire nel piano delle opere definitivamente non uno studio di fattibilità, ma un progetto preliminare e poi un progetto definitivo. Realmente e realisticamente questa struttura va realizzata nel corso del 2012. Beh, bene, è una novità importante che merita un applauso, perché insomma, sapendo che le casse dei comuni sono quasi sempre vuote, almeno una notizia che può far ben sperare insomma il comune di Bresso. Oltre a lei sindaco, volevo anche chiamare l'assessore alle attività produttive nonché anche attività della polizia municipale, ovvero Massimo Marcianò. Buonasera, benvenuto. Insomma, anche in questo caso le attività produttive, anche quelle bisogna fare sempre i conti in tasca ai comuni, però alla fin fine gli obiettivi, bene o male, in qualche modo, come ci ha appena spiegato il sindaco, si riescono a raggiungere. Sì, in questo caso specifico abbiamo lavorato di più come polizia locale, quindi sì, mi è fatto molto piacere che Marco mi ha chiamato, ci conosciamo da tanti anni, e mi ha detto quello che volevo organizzare. È considerato che sport e musica sono le realtà che mettono insieme i giovani, non sono stato che contento. Voglio ringraziare gli uffici del commercio, anche perché si occupano di tutte le pratiche autorizzatorie, e la polizia locale. Quindi buona festa a tutti. Grazie quindi anche a Massimo Marcianò e poi anche l'assessore ai lavori pubblici Antonio Contessa. Eccolo qui. Un applauso anche all'assessore, lavori pubblici tutti con le mani. Lavori pubblici, anche in questo caso per migliorare una città ci vogliono dei lavori che ovviamente diano non solo un abbellimento al paese, ma anche dei servizi ai cittadini. Beh, è vero, noi ci stiamo provando grazie al contributo di tutti, anche quest'anno abbiamo dato un bel colpo alla città riparando alcuni marciapiedi e alcune strade. E niente, come diceva il sindaco, stiamo lavorando per la realizzazione del Palazzo dello Sport. Mi auguro che questo obiettivo riusciremo a portarlo avanti, perché al di là che nel programma del sindaco è una cosa come sportivo che a Bresso manca, pertanto è una cosa che ci teniamo tutti in particolar modo, e mi auguro che prima della fine della nostra amministrazione il mio assessorato assieme al sindaco ed altri riusciranno a aprire le porte di questa struttura. Grazie Marco per avermi invitato, grazie a tutti voi e buona continuazione.
Un applauso anche quindi al nostro assessore Antonio Contessa e per ultimo, ne ha parlato poc'anzi il sindaco, abbiamo anche l'architetto Maurizio Sartori, non so se è presente, prima c'era, adesso non, da qui non lo vedo, e quindi non so se si presenterà, comunque menzioniamo ovviamente anche l'architetto, grazie anche alla sua realizzazione tecnica non solo di questa manifestazione ma appunto dal progetto che partirà tra poco, speriamo, per quanto riguarda il nuovo palazzetto del comune di Bresso. Adesso chiederei la cortesia ai amministratori del comune di Bresso di spostarsi un attimo lì perché andiamo nel vivo della serata. Ringraziamo ancora con un applauso perché insomma sono di questi tempi, veramente fanno di tutto per far contenti i cittadini. Allora, questa manifestazione è all'interno alla presentazione della nuova stagione calcistica 2011-2012 per quanto riguarda la polisportiva Circolo Giovanile Bresso, polisportiva che ha moltissime squadre di calcio e vanta anche numerosi successi, primi per quanto riguarda il calcio a 5. Prima di ogni stagione di solito si fanno le amichevoli oppure si organizzano tornei e appunto si prende spunto da questi eventi per organizzare dei trofei anche importanti dove partecipano società rinomate di tutta la Lombardia. E il secondo trofeo dedicato alla memoria di Riccardo Buglio Under 21 è uno di questi. Prima però di premiare le squadre che hanno partecipato a questo torneo c'è una parentesi, ovvero quella di premiare i migliori giocatori under 21 della passata stagione per quanto riguarda il campionato nazionale, ovvero i giocatori sotto ai 21 anni di età che hanno partecipato nella squadra, nella rosa del campionato di Serie B nazionale, poi un under 21 per quanto riguarda invece il campionato regionale di categoria. Però vorrei invitare anche qui sul palco Antonella, eccoti qua, ciao Antonella, moglie di Riccardo Buglio, vieni pure qui Antonella, insomma il secondo trofeo alla memoria di un dirigente, ma soprattutto più di un dirigente, di un amico di tutti, amico anche del sottoscritto che purtroppo ci ha lasciato, però ci ha lasciato con la gioia nel cuore, perché avere conosciuto un personaggio come Riccardo è veramente una cosa rara di questi tempi, quindi io farei un applauso proprio per Riccardo che sicuramente ci vedrà da lassù. Tu sei qui con noi per premiare appunto alcuni ragazzi che si sono distinti nei campionati nazionali under 21. Calcio 5 è sempre stata una passione di Riccardo, molto probabilmente qualche volta ti avrà fatto anche arrabbiare perché era più in trasferta che in casa, però Riccardo ci ha sempre messo l'anima per questa disciplina. Sì, è vero, e infatti ringrazio tutti, il presidente Marco Villa, tutti i dirigenti e tutti gli atleti per tutte le energie e la dedizione che date a questo sport che mio marito amava tanto. Grazie a tutti. Antonella, stai qui con noi appunto perché procediamo con la premiazione miglior under 21 del campionato nazionale di Serie B per il secondo anno consecutivo, è Giorgio Zaninetti. Giorgio, vieni su a ricevere il premio, vediamo se era qui, mi ha detto Ugo Colombo, sta arrivando piano piano vista la pioggia. Ciao Giorgio, complimenti, un applauso a Zaninetti che uno, sei pure qui con me, che è uno dei talenti di questo sport, insomma Giorgio, molto probabilmente prima giocavi a calcio a 11, poi ti sei dedicato a calcio a 5, però sembra che tu vada alla grande in questa disciplina. Ma ho avuto la fortuna di conoscere le persone giuste che mi hanno introdotto molto bene nel Toniolo 2 anni fa, e ho fatto 2 stagioni lì e mi sono trovato molto bene. Infatti ringrazio Ugo Colombo che vedo presente, che è stata la persona sicuramente che mi ha introdotto più direttamente in questo sport. Il tuo obiettivo è arrivare nella massima serie?
Ma diciamo che l'obiettivo è cercare di conciliare lo sport e lo studio in questo momento, quindi cerco di portare avanti le due strade. Grazie quindi a Giorgio Zaninetti, ringraziamo ancora Antonella, ringraziamo questo talento del calcio 5 lombardo. Oltre a lui però bisogna premiare anche un altro under 21 che si è distinto nel campionato regionale appunto di categoria ed è un giocatore del Metropolis di Bergamo, Daniele Assi. Daniele Assi, anche lui spera di appunto ricalcare le orme di Zaninetti. Ciao, ecco qui Antonella che ti consegna il meritato premio. Daniele Assi, stai qui con me un attimino, anche te. Campionato Under 21 regionale, insomma, prime esperienze, un tuo parere per quanto riguarda questa disciplina. Ma anch'io inizialmente giocavo a calcio 11, poi per vari motivi ho smesso, mi sono dato al calcio 5 e mi sono trovato molto bene, ho trovato persone che mi hanno dato spazio, mi hanno aiutato e i risultati sono venuti. Questo potrebbe essere la stagione per approdare in prima squadra definitivamente? Sì, sono già 2 anni che facevo l'Under 21 a prima squadra, adesso anche per limiti di età non posso più e mi dedico al 100% alla prima squadra. Va bene, in bocca al lupo quindi anche a Daniele Assi, congratulazioni per la tua stagione. Ringraziamo ovviamente ancora Antonella per aver partecipato, ti ringraziamo. Ci vediamo l'anno prossimo per la terza edizione. Un applauso quindi ad Antonella Buglio. Abbiamo anche altri premi speciali per quanto riguarda dei personaggi, ovvero dei dirigenti oppure dei giocatori che con il loro entusiasmo e con il loro lavoro hanno fatto sì che il calcio a 5 almeno in Lombardia crescesse. Uno di questi è Ugo Colombo, che è direttore sportivo del Tognolo Calcio 5, che da quest'anno affronterà il campionato nazionale di Serie A2 dopo essere stato promosso dalla Serie B. Ciao Ugo, un applauso a Ugo. Il premio per il Tognolo, ma alla fin fine la squadra insieme a Daniele Sau l'hai organizzata te. L'unico allenatore che non si può esonerare in alcun modo. D'altro. Perché è tutto, Daniele Sau. Sì, la particolare costruzione del Tognolo credo che sia conosciuta da tutti quanti gli addetti ai lavori del calcio 5. Comunque è grazie proprio a Daniele che siamo arrivati in A2 quest'anno, contiamo di restarci e magari di implementare la nostra attività. L'obiettivo quindi è la salvezza almeno per questa prima stagione. Senz'altro la salvezza è l'obiettivo minimo, poi se venisse qualcosa in più sarebbe tanto di meglio, però ad essere realisti, insomma, la salvezza. In bocca al lupo allora a Ugo Colombo, viene premiato da Marco Villa, presidente appunto della polisportiva Circo Giovanile Bresso Calcio A5. Un applauso a Ugo Colombo. Un altro giocatore che si è distinto, anzi altri due giocatori che si sono distinti, vabbè, andiamo con il primo, è Goran Eklic. Goran Eklic è un premio alla carriera perché quanti anni ha Goran? 62, 46, gioca praticamente da 30 anni, da 30 anni a questo sport, non so se è presente questa sera, sta arrivando anche lui tentando di scavalcare gli ostacoli. Arriverà tra poco, quindi Goran Eklic, un giocatore che si è distinto in molte società in Italia, ma soprattutto è anche un grande professionista, si è sempre preparato anche di più rispetto magari ai giocatori molto più giovani di lui. Lui è sempre stato un insegnante di calcio a 5 in campo, come molti altri giocatori di questa disciplina a livello nazionale ovviamente, ma anche per quanto riguarda i più giovani. Vediamo Goran Eklic che deve praticamente circumnavigare o deve remare fino al palco per ricevere questo premio, un premio sempre
offerto, ah, lo consegni tu, consegnato da Ugo Colombo, suo procuratore. Ah sì, quindi siamo a posto, tutto fatto in casa. Eccolo qui Goran, un applauso a Goran Eklic. Ciao Goran. Questo premio alla carriera, quindi forse questo potrebbe essere l'ultimo anno. Questi sono premi pericolosissimi, Non è che devo fare qualche cosa, no. Grazie. Da quante stagioni tu giochi a calcio a 5? 19, 20. Da 93. In Italia da 93? Beh, facci un attimo la storia di Goran, perché i pochi che non lo conoscono. Vabbè, Goran Eklic è cominciato nell'Eldomenica di Terbo nel 1993, nella Serie A girone unico allora, e poi dopo è passato al Padova. Al Padova ha fatto le sue stagioni migliori in Italia, anche perché gli anni erano sicuramente meno di adesso. E poi è stato importantissimo trasferendosi in Lombardia nel primo Seregno per la vittoria in campionato. Poi è passato attraverso Domus, Aron, e adesso, come dire, adesso chiuderà la carriera, immagino, nel PCG Bresso, per la fortuna del presidente e di tutta la società, nel PCG Bresso Calcio 5. Bene, allora in bocca al lupo a Goran Eklic, grazie di essere venuto a ritirare questo premio strameritato. Un applauso per favore a Goran. Goran, guardate, un atleta ancora. Adesso passiamo ad altri premi, altri due premi, poi inizieremo con la premiazione del torneo dedicato alla memoria di Riccardo Buglio. Vorrei chiamare qui sul palco Francesco Lesma e Ladislao Villa. Il premio è il premio per la lunga militanza, ma io più che lunga militanza chiamerei passione, quanto riguarda questi personaggi che con il loro lavoro durante il tempo libero riescono a dedicare alle società sportive, organizzando il tutto, dando una mano agli allenatori, dando una mano ai presidenti, ai direttori sportivi. Eccoli qua, benvenuti, attenzione, prima disfiamo il palco, eccoci qua, e Marco Villa, presidente verso il pubblico, presidente appunto della Polisportiva. Premia Francesco Lesma e poi premia poi Ladislao Villa, che poi alla fin fine è anche suo papà. Dobbiamo andare veloci, quindi ringrazio i due premiati, un applauso per la loro passione. Come loro, in ogni società insomma ci sono sempre delle figure che danno veramente una mano alle società. Allora passiamo alla premiazione della seconda edizione del trofeo Riccardo Buglio, dedicato all'Under 21. Le squadre che hanno partecipato, ovviamente quella organizzatrice, la Polisportiva Circolo Giovanile di Bresso, ma anche il Real Cornaredo, il Bergamo Calcetto e l'altra squadra di Bresso, la Domus Bresso. Partiamo con la squadra quarta classificata di questo torneo, che è la Domus Bresso, quindi verrà, mi sembra, il dirigente, il signor Taranto, Vincenzo Taranto, verrà su a ricevere il premio da Parolini. Qui invece Scaletta aveva un altro nome, ma alla fin fine Parolini. Allora attendiamo il dirigente e anche il tecnico della Domus Bresso Under 21, eccolo qui, Vincenzo Taranto, accogliamo anche lui con un applauso, perché è una di quelle persone che nel tempo libero insomma aiuta le società. Quarto posto, in bocca al lupo anche per la stagione. Andiamo velocissimamente a premiare anche la terza squadra classificata, che è il Real Cornaredo, e premierà l'assessore Massimo Marcianò. L'assessore Massimo Marcianò, che abbiamo già qui sul palco, eccolo qui, il premio alla squadra terza classificata. L'Under 21 della Real Cornaredo è praticamente la squadra della Real Cornaredo, anche lei milita in Serie B, anche qui tanto lavoro per quanto riguarda il Real Cornaredo, ma stare dietro ai giovani è veramente difficile. Sì, è diciamo difficilissimo trovare dei ragazzi che vogliono iniziare a giocare a calcio a 5, ci stiamo provando, abbiamo fatto Under 21,
abbiamo allestito la Juniores e cercheremo di fare gli allievi se riusciremo a trovare un numero adeguato di ragazze. È una cosa difficile, però è il nostro intento provarci a far crescere nel nostro piccolo questo sport. Bocca al lupo allora alla società di Cornaredo, grazie ancora a Massimo Marcianò, assessore del comune di Bresso. E adesso andiamo alla squadra seconda classificata, che è proprio la squadra del PCC Bresso, allora Polisportiva Circolo Giovanile, organizzatrice del torneo. Abbiamo, hai detto? Del grosso avventura di tirare questo premio. E poi l'allenatore e il vice allenatore appunto della compagine più giovane della squadra di Bresso. Secondo posto, mi hanno detto poi, visto che attendiamo che vengano qui sul parco, che la squadra stava vincendo fino a un minuto dalla fine, e poi 1-0, e poi è stata rimontata sul 2-1. Eccole qua! Ciao, piacere! Ciao! Scusate la pioggia, non è colpa mia. È premiato proprio dall'assessore Contessa, che aspettavo già qui sul palco, eccolo qui. L'assessore Contessa, insomma, premia entrambe a favore di pubblico. Anche in questo caso un applauso, visto che anche loro, meritate lo stesso. Anche a voi una domanda per quanto riguarda l'Under 21. Under 21 è una squadra difficilissima da allestire, perché ovviamente i ragazzi si dedicano più al calcio a 11. A chi faccio la domanda? Andiamo al mister. Come fate a riuscire a trovare nuove leve per continuare questa categoria? Domanda molto difficile. Diciamo che il gruppo creato 3 anni fa è l'ossatura che ci ha dato l'opportunità di portare avanti questo progetto, e tramite amicizie varie riusciamo a portarlo avanti. Quindi, come diceva Cogliati prima, come sport di nicchia è difficile trovare e portare fuori ragazzi dal calcio a 11 o al calcio a 5. Ci stiamo provando, quest'anno abbiamo un buon gruppo e andremo avanti. Aspettative per questa stagione, la nuova stagione? Direi che l'anno scorso erano secondi, quest'anno Basta, secondi in avanti. Allora in bocca al lupo anche ai due dirigenti della Polisportiva Circolo Giovanile Bresso, in bocca al lupo per quanto riguarda la loro formazione Under 21, un applauso, grazie. Grazie ovviamente anche all'assessore Contessa. E adesso vediamo se c'è qualche rappresentante della squadra prima classificata, che è il Bergamo Calcetto. Il sindaco, il primo cittadino di Bresso, verrà qui a premiare, oppure vediamo, ecco che ci sono. Ci sono sia l'allenatore che i due giocatori più rappresentativi. Stefanini, mister Stefanini, abbiamo qui poi i suoi due giocatori con il sindaco Zinni, che premia la prima squadra che proprio al photo finish è riuscita a vincere questa seconda edizione del trofeo Buglio. Anche per quanto riguarda il mister Stefanini, una domanda per quanto riguarda l'Under 21. Dicono, poi me lo confermerà lei, che allestire una squadra di Under 21 è più facile fuori dalle mura di Milano. Voi siete di Bergamo e quindi sono magari più ragazzi che si dedicano. Sono di Monza, i ragazzi qua sono di Monza, ecco perché siamo qua. Non è facile, infatti bisogna andare a prendere i ragazzi dove si trovano. È difficilissimo anche a Bergamo, come in tutte le parti. Perché dicevano che a Milano, essendoci più società di calcio a 11, molti ragazzi appunto. Ci sono molto più palazzetti fuori Bergamo, proviamo più facile fare sport. Perché ci sono strutture adeguate, ci sarà la struttura anche qui a Bresso. Quindi noi però abbiamo il centro sportivo, uno dei centri sportivi più attrezzati e uno dei centri natatori più attrezzati. Adesso facciamo anche il palazzetto e quindi siamo attrezzatissimi. Ma io lo spero per tutti i ragazzi. Bocca al lupo anche al Bergamo Calcetto, un applauso alla squadra che ha vinto il torneo, anche un saluto da parte di Marco Villa, presidente della Polisportiva. Bocca al lupo anche loro, ovviamente
settimana prossima inizieranno il campionato. Adesso presentiamo le squadre del calcio a 5, iniziamo, no? Calcio a 5, iniziamo con la squadra che militerà anche quest'anno in Serie B per il secondo anno consecutivo, la Polisportiva Circolo Giovanile Bresso. Tre anni fa, due stagioni fa, è stata promossa appunto nella serie cadetta del calcio 5 a livello nazionale, dopo tre promozioni consecutive della serie B appunto alla serie B. Questo la dice lunga di tanta passione di Marco Villa e dei suoi collaboratori, che quattro anni fa decisero di iscrivere la squadra alla FIGC, Lega Nazionale Dilettanti, e da lì appunto la squadra, la società è cresciuta pian piano fino a formare appunto la squadra Under 21. Io chiamerei quindi sul palco tutti i giocatori della Rosa che quest'anno parteciperà alla Serie B, quindi adesso trovo, eccolo qui. Dirò i nomi, poi presenteranno qui sul palco. Abbiamo i portieri Gabriele Casetta e Davide Ricci, gli ultimi Goran Eklic, Stefano Conte e Daniele Povia, i laterali Patrick Luminoso, Davide Spampinato, Giovanni Nunez, Stefano Neammatalla, poi Fabio Afeltra e Pivo Simone Lanzani, Lucianino Nocera e Simone Villa. L'allenatore di questa squadra è Ivano Bruno, il secondo allenatore nonché preparatore portiere, team manager è Massimo Agosti, ma anche qui c'è un'organizzazione incredibile per quanto riguarda la dirigenza, l'organigramma della squadra appunto bressese, con Edoardo Parolini, vicepresidente, Matteo Stecker, direttore sportivo, Andrea Perugia, responsabile settore giovanile e nonché allenatore squadra femminile calcio a 5, Alessandro Del Grosso, come abbiamo visto, allenatore Under 21, insieme a Morris Ventura, che è suo vice, poi Angelo Parolini, responsabile magazziniere, Massimo Pilleri, magazziniere, e poi Caterina Ferrari, dirigente Under 21 che segue la squadra, e poi Federico Casamassima, che è il medico sociale. Quindi un applauso alla formazione che anche quest'anno affronterà la Serie B. Io vorrei chiamare qui a fianco a me l'allenatore, ovvero Ivano Bruno. Vediamo se c'è Ivano Bruno, oltre al mitico Goran Eklic. Eccoci qua. Vieni, vieni Ivano, vieni qui. Allora, Ivano Bruno, tecnico della... c'è un po' di luce, e proprio anche tecnico appunto della squadra che militerà in Serie B anche quest'anno. Il campionato inizia la prossima settimana e soprattutto inizia con uno scontro abbastanza importante. Passate pure avanti, mettetevi qui a fianco a Ivano Bruno, contro una squadra insomma nota nella categoria, ovvero l'Aosta. Esatto, squadra che non conosciamo, squadra che forse si rinnova, e squadra che ci ha sempre dato da filo a torcere in tutti i campionati di Serie B, una squadra molto forte, vediamo. Ricordiamo che te hai militato in Serie A, sei stato in nazionale, insomma, hai calcato i più bei parquet di tutta Italia, però appunto volevo farti questa domanda, visto che un pochettino me ne intendo anch'io. La Serie B rispetto a un po' di anni fa, soprattutto quando giocavi tu, è calata per quanto riguarda i giocatori, la bravura dei giocatori, oppure il livello è sempre buono? Aspetta che guardo intorno, cioè, insomma, no, molto obiettivamente il livello è molto salito, veramente molto salito. Quindi diciamo noi forse c'erano un po' meno stranieri, anzi molti meno stranieri, e rispetto ad allora la gente adesso è molto più preparata su tutti gli aspetti. Per quanto riguarda questa stagione, poi ne parleremo anche con il presidente Villa, l'obiettivo è quello di raggiungere i playoff. Non parliamo assolutamente di questo, il presidente ogni tanto mi chiama, dice cose che io sono un attimino scaramantico, giusto un filo, e non parliamo di queste cose. Quindi il campionato finché non si gioca tu non parlerai. Esatto. Però con l'Aosta, anche se non conosce la squadra, insomma. Ah, ce la giochiamo dall'inizio alla fine sicuramente. Poi ci sarà il derby verso
dicembre, il 10 dicembre contro la Domus, che tra l'altro è una squadra nella quale tu hai militato. Domus, che è comunque una compagine di tutto rispetto, anche se le migliori stagioni magari le ha fatte negli anni passati, proprio quando tu giocavi e poi allenavi. Sarà un derby infuocato anche quest'anno, come quello dell'anno scorso? Sì, ma infuocato forse è il termine un po' sbagliato, perché tra noi ci conosciamo tutti, però noi dobbiamo vincere. Null'altro. Beh, uno che un allenatore che dice no, dobbiamo perdere per forza. Però noi dobbiamo vincere, non possiamo perdere, dobbiamo solo vincere. Allora ringraziamo Ivano Bruno, ringraziamo ovviamente tutti i giocatori, ma io inviterei anche Matteo Stecker, direttore sportivo, per chiedere come è riuscito ad allestire questa squadra. Vieni qua alla mia destra, Matteo Stecker, che... Ma Matteo, te quanti anni hai, scusa? 35. Hai deciso di smettere col calcio a 5, ma cioè, senza offendere i ragazzi, ma molto probabilmente saresti nel quintetto base. Tu che mi hai visto, diglielo, perché loro non ci credono. Io l'ho affrontato un sacco di volte, Matteo, quindi posso confermare la bravura di Matteo. Adesso, ma la bravura adesso è anche come direttore sportivo, perché sei riuscito insieme a Ivano Bruno, insomma insieme poi a tutti i dirigenti, a allestire una squadra competitiva. Secondo noi la squadra è competitiva, adesso tocca al mister, tocca ai giocatori. Sono cacchi loro adesso. Se ne lava le mani proprio come Ponzio Pilato. Non solo prima squadra, ma come parlavo, come dicevo prima, anche l'Under 21 è molto difficile, insomma, riuscire a creare un gruppo Under 21 che poi continui negli anni, perché bisogna tenere sempre viva questa formazione che dà poi i giocatori per la prima squadra. Sì, noi abbiamo la fortuna che l'Under 21 c'era già un bel gruppo, siamo riusciti a completarlo anche grazie a Andrea Perugia, che è venuto a fare il responsabile del settore giovanile. Abbiamo un'ottima under, vediamo cosa, speriamo migliorino il secondo posto dell'anno scorso. Lo auguriamo ovviamente anche al presidente. Allora un augurio alla propria squadra senza nessuna minaccia, è solo un augurio. Diciamo che la festa parte con la pioggia, quindi squadra bagnata, campionato squadra fortunato. Battutone del presidente. Passiamo anche al calcio a 11 per quanto riguarda la polisportiva appunto di Bresso. Squadra 11, intanto salutiamo con un applauso i componenti della prima squadra. Con il tecnico, anche Lucianino non c'è, ringraziamo per la sua presenza. Allora io chiamerei qui sul palco invece i ragazzi che del calcio a 11, quindi passiamo a un'altra disciplina, che sta già affrontando il campionato di prima categoria, squadra eccezionale l'anno scorso, che addirittura è stata promossa con larghe giornate di anticipo dalla seconda alla prima, e già nel primo impegno, nella prima giornata di campionato, è riuscita a pareggiare 3-3 contro il Legnano. Allora chiamerei tutti i giocatori, dirò i cognomi e poi pian piano sfileranno davanti a me, anche se sono pochi, io devo dirli per forza tutti. Quindi abbiamo Oriani, Boniforti, Milanesi, Maruzzo, Giusto Lisi, Biffi, Ruggeri, Oriani, Giussani, Gambolò, Mascheroni, Calloni, Rossi, Ottolina, Moroni, Sant'Andrea, Conti, Lesma, un altro Oriani, Lesma, Giglio, Mollo. Intanto un applauso per cortesia per questi atleti. Presidente Roberto Rossetti, direttore sportivo Francesco Lesma, che abbiamo prima primato, poi allenatori Luciano Marcarini e il secondo Fabio Martinelli, abbiamo anche il preparatore dei portieri Sergio, e poi i dirigenti Carlo Moroni ed Ernesto Agosta. Io chiederei a Fabio Martinelli, che è qui presente, un applauso anche al secondo allenatore di questa formazione. L'augurio è quello di ricalcare la stagione scorsa. Beh, speriamo, insomma, l'anno è cominciato bene, abbiamo fatto bene la prima partita contro una squadra comunque blasonata, anche se veniva da vicissitudini societarie non bellissime. La squadra si è rinnovata, abbiamo acquistato, sono arrivati dei giocatori nuovi, il gruppo è buono.
contiamo di fare una buona stagione. Quindi si fa affidamento sul gruppo dell'anno scorso, che ricordiamo, io non lo so, ma con quante giornate d'anticipo aveva vinto il campionato? Sì, non so, 4 giornate d'anticipo. Addirittura, quindi staccate oltre 12 punti la seconda in classifica, e l'augurio appunto è quella di ricalcare la stagione scorsa e di arrivare in promozione, che è una categoria che comunque vi compete. Sì, l'ossatura è quella dell'anno scorso, gli innesti che sono stati fatti si stanno dimostrando all'altezza, la promozione è un sogno, la promozione in promozione è un sogno, sarebbe già bello fare un buon campionato di buon livello, perché comunque vuol dire è una categoria di buon livello, vediamo insomma. Mister, se la sente di menzionare nella rosa un giocatore che possa veramente già affrontare un campionato di categorie superiori come l'Eccellenza o come la Lega Pro di seconda divisione? Beh, scegliere uno tra questi ragazzi non è facile, il livello comunque è medio alto, insomma, è chiaro che molti vengono dalle giovanili per una esperienza in società, così non me la sentirei di dire un nome per evitare di insomma denigrare, però c'è qualcuno insomma che può militare in qualche categoria superiore insomma. C'è stato qualche interessamento durante appunto questi ultimi giorni estivi, in particolare per un giocatore da società come Monza, Como o come addirittura Milan? No, che io sappia no. Non c'è stato nessun interesse. L'importante insomma è il gruppo. Certo, assolutamente. Il gruppo è ottimo. Il gruppo è basilare in una squadra, quindi ringraziamo allora il tecnico e il vice allenatore e i giocatori, parte della rosa della polisportiva che quest'anno sta già affrontando il campionato di prima categoria. Prossima giornata contro chi? La prossima domani riposiamo e poi giochiamo a Concordia, che è vicino a Robecco sul Naviglio, un paese sono qua. In bocca al lupo allora alla squadra bressese, grazie per essere venuti qui per partecipare, potete sfilare davanti a me. Ciao. Insomma, Marco Villa, vieni qua, raggiungimi. Stiamo concludendo praticamente la serata, c'è anche la squadra di calcio a 5 femminile, squadra che poi viene allenata da Perugia, che è anche responsabile del settore giovanile. Chiamerei appunto ancora Perugia qui sul palco, se ma eccolo lì, che lo vedo. E se c'è il presidente Radelli, anche il presidente Radelli per cortesia può raggiungersi qui sul palco. E poi tutte le ragazze, io adesso elencherò come ho fatto con gli altri i nomi: Federica Pisoni, Valentina Beltrami, Clara Mannarà, Vanessa Calabrese, Alessia Ravasi, Brigida Raimondi Cominesi, Gaia Tombolini, Silvia Volonterio, assistente Angelica Magagnini, Lucia Brandolin, Elena Curioni, Giulia Galluccio, allenatore Andrea Perugia come abbiamo detto, con Emilio Di Fabio, preparatore portieri Andrea Arrigoni, accompagnatore Paolo Tommasi e presidente come abbiamo detto Marco Radelli. Allora siamo qui con Perugia che non solo allena il calcio a 5 femminile, che comunque è in ascesa come disciplina per quanto riguarda il calcio a 5, ma tu sei stato anche sulle panchine del calcio a 5 maschile. Ecco, allora io ti chiedo, a parte ovviamente il sesso, ma la differenza tra il calcio a 5 maschile e quello femminile, cosa c'è? Beh, sono 2 settimane, ho cominciato, un po' presto per dirlo. Sono delle differenze di carattere fisiologico, diciamo. Ma oltre a quello, per quanto riguarda la mentalità? A me hanno detto che sono più agguerrite le ragazze. Sono. Vedi, infatti, mi ha già confermato la cosa. Diciamo che sono molto ricettive, questo sì. Agguerrite anche, sì. Si spera quello in campo. Diciamo che anche tra i maschietti ce n'erano di belli agguerriti. Però tra i maschietti c'è sempre qualcuno che pensa di essere un fenomeno, mentre penso che tra le ragazze invece loro vogliono veramente imparare uno sport molto bello come quello del calcio a 5.
Sì, almeno io parlo per il gruppo che ho, sì, sono tutte quante molto disponibili da un punto di vista dell'apprendimento. E cosa ti aspetti al campionato? Di fare il meglio possibile. Il meglio possibile sarebbe? Arrivare più in alto possibile. Quindi mi raccomando un invito per le ragazze, ma anche Marco Radaelli. Prego Marco di fare una scalata. Grande Marco! Qui con noi, allora, presidente, di solito il presidente, non è vero, però io dico così, il presidente di una squadra femminile è di solito una donna, invece tu hai deciso di fare il presidente, mica scemo, di una squadra femminile, insomma, come ti trovi in questo ruolo? Diciamo che sono 10 anni che faccio presidente di squadre femminili. Siamo partiti da Seregno, poi siamo andati a Monza, siamo tornati a Seregno, Monza e adesso siamo arrivati a Brescia grazie e soprattutto all'amicizia di Marco Villa. E, in questi 10 anni sono cambiate molte anche le ragazze, a parte la qui presente Clara che mi segue da 11 anni, quindi 151 presenze, 161 gol. E, purtroppo l'anno scorso ho avuto un infortunio piuttosto grave, adesso sto facendo riabilitazione, speriamo di riaverla più presto con noi. Diciamo che l'ambiente a calcio femminile sono stati tra le prime squadre a essere presenti qui in Lombardia, e è molto divertente e molto bello. Disciplina che poi seguiva molto Riccardo Buglio e possiamo anche dire che l'ha sviluppato lui in Lombardia questa disciplina con la rappresentativa, visto che collaborava fattivamente con la federazione. Quindi io direi, darei anzi in bocca al lupo alla squadra femminile calcio a 5 e possiamo anche chiudere questa serata con un augurio totale, penso Marco Villa, per quanto riguarda tutte le squadre che si sono presentate qui sul palco, un augurio di fare un'ottima stagione, ma indipendentemente dai risultati, insomma, che il gruppo rimanga e che la polisportiva continui ad accogliere giovani cittadini bressesi e non solo, e organizzi tornei come quello appunto dedicato a Riccardo Buglio, ma faccia parte anche di panorama nazionale del calcio a 5 e panorama regionale del calcio a 11. Una tua chiusura di questa serata. Ringraziamo tutti quelli che sono presenti, anche se non vi vedo. E comunque auguri di buon campionato a tutti, l'unica cosa che conta è vincere, e Ivano Bruno è qua per questo. Ciao. Ivano Bruno, come tutti i tecnici delle altre squadre, ringraziamo allora il patrocinio del Comune di Bresso per questa serata, ringraziamo ancora la Polisportiva Circolo Giovanile Bresso per aver organizzato, l'unica sfortuna appunto è il tempo, ma per aver organizzato questa bella serata dove abbiamo conosciuto la realtà sportiva di questo comune nelle sue diverse sfaccettature, sia per quanto riguarda il calcio a 5 che per quanto riguarda il calcio a 11. Da Dario Martucci grazie a tutti e buona serata, andatevi a mangiare una bella pizza oppure assistete al concerto dei Beppi and the Prismas. Grazie a tutti, buona serata.